L'eterno ritorno di Berlusconi, chiesta la riabilitazione, Di Maio e Salvini sono avvertiti. Quante volte abbiamo visto il ritorno di Silvio Berlusconi? Da quando scese in campo nel 94, in quella carambola politica fulminante che lo incoronò leader del centrodestra, non se ne è mai andato. Magari ha assunto un profilo basso in certi frangenti, più per studiata strategia che per reale indole, ma non ha mai lasciato veramente quel campo che ha calcato per la prima volta oltre 20 anni fa. E ora è del tutto intenzionato a tornare, di nuovo. Questa volta però dovrà passare per una riabilitazione. Quella che potrebbe concedergli, scrive oggi il Corriere della Sera e il Tribunale di Sorveglianza di Milano dietro la richiesta che lui stesso ha avanzato il 12 marzo scorso. Finora l'ex cavaliere condannato in via definitiva al processo per frode fiscale relativo ai diritti TV Mediaset è stato costretto a rimanere fuori dai giochi a causa dell'odiata legge Severino che sancisce l'incandidabilità al Parlamento per i 6 anni successivi a una condanna definitiva. Ora però l'articolo 179 del codice penale potrebbe cambiare le carte in tavola. Secondo la norma infatti la riabilitazione può essere concessa quando siano decorsi almeno 3 anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta e il condannato ha adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, ad esempio deve aver risarcito il danno, cosa che Berlusconi non ha mancato di fare. Se la richiesta del leader di Forza Italia venisse accolta forse già entro un paio di mesi allora per lui sarebbe pronto un nuovo giro di giostra, magari già dall'anno prossimo. La leadership del centrodestra e il dialogo con Di Maio. Non è un segreto che, secondo Berlusconi, la legge Severino è stata una delle principali cause del cattivo risultato di Forza Italia alle ultime elezioni. Il sorpasso da parte di Salvini, secondo l'ex cavaliere, è stato possibile soprattutto perché lui non ha potuto giocare in prima linea da candidato. Certo, si noterà che ha voluto il suo nome sul simbolo elettorale e ha condotto una campagna elettorale come se potesse ambire effettivamente a cariche pubbliche, ma evidentemente non è bastato. Ora però le cose potrebbero cambiare. E questo è un segnale che Berlusconi vuole fare arrivare forte e chiaro alle orecchie di Di Maio e soci. Finora snobbato dalle compagini M5S, fino allo smacco sulla mancata elezione di Paolo Romani alla presidenza del Senato, ora l'ex cavaliere, alla veneranda età di 82 anni, potrebbe rimettersi in gioco e riappropriarsi della leadership del centrodestra.